è un ente che collabora in modo operativo con il parco Gola della Rossa, fra Sassi e Gola della Rossa. Che cosa significa questa collaborazione? Che noi nella città di Fabriano, nel nostro territorio, stiamo vivendo un momento di grande difficoltà economica, di grande preoccupazione, e la Fondazione, in stretta collaborazione anche con il Comune di Fabriano, sta operando in direzione di sviluppare un'economia diversa, quindi un'economia che sia basata sui valori, naturalmente non sto a ripeterli a voi che li conoscete meglio di me, del turismo sostenibile. Noi abbiamo organizzato una grande mostra che spero tra oggi e domani possiate visitare perché è molto interessante, ma soprattutto qui voglio parlare di quello che abbiamo organizzato con il parco. Noi abbiamo fatto un festival di 2 settimane con 150 eventi, un festival che si è chiamato Lo Spirito e la Terra. Lo Spirito e la Terra era un festival legato all'identità di questo territorio che ha una storia molto importante sul piano dello sviluppo dello stesso pensiero occidentale in termini del monachesimo. Noi abbiamo avuto qui San Romualdo, che è l'uomo che ha rilanciato l'esperienza benedettina. Nel comune Fabriano sono stati fondati 3 ordini religiosi, i Camaldolesi, i Cappuccini e i Silvestrini. San Francesco era a cavallo di questo Appennino. Noi diciamo sempre che l'Appennino che unisce non divide, ma soprattutto questa esperienza, che ha avuto un grande successo, ci ha portato a capire, e per questo la vorremmo condividere con voi, che c'è un grande interesse per le cose vere, non solo per la sagra che viene quello di Amici o adesso manco li conosco tutti questi programmi, insomma questa notorietà televisiva, ma che c'è spazio per avere eventi culturali a basso costo, a basso impatto ambientale e con un legame stretto con la terra. Il presidente Giuliani era presente, noi in una grotta a Valle Scappuccia del parco abbiamo portato per esempio un concerto di voci armoniche e c'erano 250 persone veramente appassionate. Nel parco abbiamo fatto un concerto che abbiamo definito corco, perché da noi in dialetto corco significa lungo, perché con la luna nera, pianoforte, violini e le persone che prendevano questo tipo di esperienza. Abbiamo fatto concerti all'alba con violini e con le persone che piangevano per l'emozione del sole. Quindi volevo darvi telegraficamente questa sensazione: è possibile fare un turismo a basso costo, con basso impatto ambientale, con risorse limitate, purché ci sia una reale cooperazione tra enti, tra soggetti, tra sponsor, tra parco, eccetera. Noi abbiamo aperto i monasteri femminili, anzi questo è un tema che ve lo dico perché per l'anno prossimo stiamo cercando di muoverci a livello della macro regione Adriatica e quindi di mettere il festival anche la possibilità di visitare in tutte le regioni della macro regione dei monasteri femminili. Noi abbiamo fatto degli eventi nei monasteri femminili dove non entra quasi nessuno, dove il 90% dei fabrianesi nemmeno sapeva che ci fossero, abbiamo avuto il sold out, dovevamo tenere persone fuori perché volevano venire a pregare con le monache, naturalmente una preghiera che vedevamo da un punto di vista laico dello spirito e non dal punto di vista religioso. Quindi grazie alla cooperazione con il parco e con il comune di Fabriano noi abbiamo dimostrato che è possibile avere degli eventi diversi, perché siamo troppo legati al modo con cui la televisione, il consumismo ci impone determinati modelli e quindi anche le persone, come immagino siete voi, che non amano i consumi, che non amano i McDonald's, che credono in certe cose, siano però magari trascinate dall'idea che queste sono le cose che vanno di moda. Ecco,
Noi abbiamo dimostrato nella nostra piccola esperienza che si possono fare cose diverse con un grande successo. Quindi questa esperienza naturalmente si chiama Lo Spirito alla Terra, lo potete vedere su internet www.lospiritoallaterra.it oppure anche su Facebook, quindi potete vedere questi racconti. Abbiamo fatto un pellegrinaggio di 34 chilometri con 70 persone, la prima volta che riapriamo la via di una strada fatta dai santi. Quindi noi abbiamo provato a pensare che il turismo può essere declinato per sviluppare un territorio. Quindi credo che questa esperienza possa essere utile anche a voi. Il Presidente Giuliani la conosce perfettamente, vi auguro buon lavoro, è un onore per noi fabrianesi avervi qui, credo, come ha detto il Sindaco, di vedervi a dicembre e magari di potervi dare l'invito per l'anno prossimo. Grazie e buon lavoro.